Una buona giornata e benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Apriamo oggi la nostra pagina delle notizie parlando di quella che è una situazione politica complicata alla vigilia del voto sulle spese militari, sull'aumento delle spese per la difesa in Italia. Lo sappiamo, la posizione del Movimento 5 Stelle, in modo particolare del leader Conte, uscito da un quasi plebiscito dalla votazione online che lo ha riconfermato alla guida del Movimento 5 Stelle, una posizione diciamo un po' complicata che complica un po' il futuro del governo, che vorrebbe aumentare le spese per la difesa e portarle al 2% come da accordi con la NATO risalente al 2014. Conte di traverso, potrebbe essere questo creare dei problemi alla maggioranza, ma del resto il tema delle spese militari, dell'aumento delle spese sul PIL fino al 2% è un tema che infiamma in qualche modo anche il Paese, molto sentito un po' nelle basi elettorali di tutti i partiti. Per parlare di questo noi ci colleghiamo con Chiara Valentini, che saluto e ringrazio. Ciao Chiara, dove sei e perché? Sono a Tirrenia, Alessio, che è il centro abitato, siamo in provincia di Pisa, più vicino alla base militare di Camp Derby. Diciamo subito che le persone qui di Tirrenia, che sono abbastanza abituate a vedere soprattutto militari americani in giro per il litorale, in particolare d'estate, non hanno associato molto il fatto di avere una base militare qui accanto con eventuali preoccupazioni aumentate in questo ultimo mese di guerra, perché la base militare di Camp Derby è un po' un mondo a sé, intanto è enorme e i militari americani difficilmente escono. La vera differenza che hanno notato le persone qui di Tirrenia è stata qualche anno fa, nel 2015, quando Camp Derby è diventata un po' una base satellite della base militare di Vicenza e quindi sono molto diminuiti gli americani in giro per il litorale. Intanto diciamo subito che Camp Derby si trova nella tenuta di Tombo, appunto qui vicino in provincia di Pisa, e non è, a differenza di quanto spesso si dice, una base NATO, è una base italiana sotto la responsabilità dell'esercito italiano, dove operano ancora naturalmente unità militari statunitensi. È una base che si trova qui dal 1951 in seguito a un accordo fra Italia e Stati Uniti ed è, come dicevamo, enorme, comprende in totale 2300 edifici con una superficie di circa 2 milioni di metri quadrati. Principalmente Camp Derby era ed è ancora di vita funzione logistica, ci sono stoccate armi convenzionali di ogni tipo. Per la sua posizione strategica, Camp Derby rimane comunque uno degli avamposti militari più importanti d'Europa, si trova infatti a pochi chilometri dall'aeroporto militare di Pisa, poi vicino c'è naturalmente il porto di Livorno, è vicino all'autostrada, alla ferrovia e c'è anche, che costeggia proprio la base, un canale navigabile. Resta assolutamente top secret il ruolo di questa base militare nello scenario dell'ultimo mese della guerra in Ucraina. Possiamo dire però che giorni fa, interpellato dal Tirreno, il comando europeo delle forze armate USA, che è ospitato nella base di Wiesenbaden in Germania, aveva detto: non possiamo fornire il numero esatto di attrezzature che sono state prelevate dai nostri APS, compreso Camp Derby, però possiamo dire che si tratta di infrastrutture che ci consentono di aggregare rapidamente le nostre forze di terra. Traduciamo: Camp Derby è effettivamente ancora oggi un sito APS incluso nel programma dell'esercito degli Stati Uniti per lo stoccaggio degli equipaggiamenti militari. Nonostante il ridimensionamento a cui accennavamo prima, è ancora uno dei più importanti d'Europa, sono 5 in tutto in Europa gli APS. Cosa significa APS? Significa Army Prepositioned Stock. Lo stock, cioè la scorta, riguarda infrastrutture come per esempio i cosiddetti force provider, che sono dei veri e propri kit che contengono tutto il necessario per le truppe di terra, una sorta di campo militare trasportabile in brevissimo tempo ovunque, che comprende tende per alloggi, mense, lavanderie, servizi igienici, persino servizi ricreativi per i militari. Lo stock però non è soltanto infrastrutturale, ma naturalmente anche militare, insomma armi e munizioni. Lo abbiamo visto anche, abbiamo visto sia dei container passando accanto a Camp Derby che addirittura dei carri armati si intravedevano dietro il filo spinato e il muro alto che circonda la base.
Questo è sostanzialmente Camp Derby, a differenza di altre basi simili in Italia, un enorme magazzino di munizioni. Ora, quante munizioni o armi siano partite da qui e verso dove è assolutamente top secret. Sappiamo però che all'inizio della guerra in Ucraina quasi 5.000 soldati USA sono partiti dal North Carolina proprio verso la Polonia e sono stati dislocati anche in altre basi USA in Europa. Sì. Sappiamo anche che circa 800 paracadutisti d'assalto sono partiti proprio da Vicenza e dicevamo appunto Camp Derby è un satellite di Vicenza, quindi possiamo trarre le nostre conclusioni. Sicuramente Camp Derby è attiva, più attiva del solito in quest'ultimo mese di guerra, anche se qui praticamente non se ne sono accorti. Va bene Chiara, grazie mille per questo racconto importante, visto che insomma, è una base molto, molto rilevante nella nostra regione. Grazie, naturalmente alla prossima. Noi cambiamo argomento, voltiamo pagina, ci concentriamo invece sulla cronaca. Convalidato l'arresto di Ilir Leba, l'uomo indagato per l'omicidio di Tommaso Dini, avvenuto domenica scorsa a Scandicci, lo ricorderete, l'imprenditore che è stato accoltellato per strada. Gli elementi importanti sono arrivati dalle registrazioni audio-video delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso Leba con in mano un coltello, ancora da chiarire, però il movente della colluttazione, ce ne parla Rachele Campi. È stato convalidato l'arresto di Ilir Leba, l'impresario edile accusato di aver ucciso Tommaso Dini, ex agente immobiliare, che domenica scorsa intorno alle 1.30 del mattino si trovava in piazza Piave a Scandicci. È qui che si è consumata la tragedia. Gli inquirenti hanno lavorato sulle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, luogo di ritrovo conosciuto dallo stesso Leba e dalla vittima, in parte teatro di quanto accaduto. A quell'ora un gruppo di 6-7 persone si trovava nel gazebo esterno al locale. Alcuni testimoni dicono di aver visto l'indagato alterarsi alla presenza di Dini, che si era avvicinato alla vetrina del locale per poi allontanarsi di pochi metri. L'occhio della telecamera avrebbe inquadrato Leba con un coltello in mano diretto verso l'uscita del locale, poi bloccato da un conoscente. Quando la situazione sembrava essersi calmata, Leba avrebbe raggiunto Dini colpendolo con 8 fendenti al torace, alle gambe, alla testa e al collo, poi si sarebbe dileguato per fare il ritorno a casa, secondo un testimone. Ferite gravi quelle sul corpo di Dini, che dopo poche ore al San Giovanni di Dio è deceduto. Al vaglio degli inquirenti anche l'audio registrato nelle immagini. In un momento si sente l'indagato pronunciare per 2 volte «ora gli devo tirare». Oltre alle telecamere sono stati ascoltati i testimoni che hanno assistito alla colluttazione, poi l'ex agente immobiliare è crollato a terra in una pozza di sangue. Sul posto i carabinieri hanno raccolto le prime dichiarazioni, perquisita anche l'abitazione di Leba, dove sono state trovate scarpe macchiate di sangue. Dell'arma ancora nessuna traccia, potrebbe trattarsi di un coltello a serramanico gettato nella greve, come dichiarato dallo stesso indagato che domenica si è recato alla caserma dei carabinieri di Badia Settimo con il proprio legale prima che venisse dichiarato il decesso di Dini per fornire una dichiarazione, anche se davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere. E un uomo di 75 anni è rimasto ferito a Montemurlo a Prato, nel pratese, precipitando dal tetto di una ditta tessile della quale è socio, dove era salito per controllare le infiltrazioni d'acqua e che ha ceduto facendolo cadere violentemente a terra da un'altezza di 3 metri. Il 75enne è stato prontamente preso in carico dal 118 e portato all'ospedale Santo Stefano, successivamente trasferito con l'elicottero Pegaso al policlinico di Careggi. Secondo le indicazioni dell'ASL, l'uomo avrebbe subito un grave trauma cranico. Cambiamo argomento, parliamo invece di un altro fatto di cronaca. Questa volta ci spostiamo ad Arezzo, una baby gang che terrorizzava il centro abitato. È stato arrestato Montana, il rapper che era a capo di questo gruppo. Vediamo. Custodia cautelare in carcere per un cantante rap ventenne con numerosi precedenti, conosciuto con il nickname di Montana. E secondo la squadra mobile di Arezzo, alla guida di una baby gang con la quale si faceva fotografare anche armato. Il GIP di Arezzo ha preso il provvedimento in base a più elementi, ritenendo il giovane pericoloso e sospettato di essere alla guida di una gang ed autore di rapine in strada, estorsioni, minacce e lesioni aggravate, compiute in prevalenza in centro, nella zona di Piazza Sant'Agostino, luogo di ritrovo abituale della sua banda. La squadra mobile e la polizia municipale, che ha contribuito fattivamente alle indagini, si sono basati sulle testimonianze delle vittime, soprattutto minorenni, e hanno ricostruito il modus operandi. La vittima veniva avvicinata con scuse e poi si trovava ad essere accerchiata da più ragazzini che con minacce esibivano coltelli, tirapugni, colli di bottiglia rotte o altre armi improprie. Obiettivi: le rapine al telefono o al portafoglio.
figli. In una circostanza alla vittima è stato chiesto del denaro per rientrare in possesso del maltolto, facendo un'estorsione. Per attaccare briga venivano usati futili motivi, a volte per un semplice sguardo sbagliato, come a dicembre del 2021 ad un ragazzo che per aver semplicemente guardato il ventenne è stato minacciato con un tirapugni. In tutti gli episodi contestati è stata accertata la responsabilità del ventenne rapper Montana, per il quale è inoltre emerso un indiscusso ruolo di capo, in grado di indirizzare e orientare le condotte degli altri ragazzi. Il cantante rap si faceva fotografare, hanno accertato i poliziotti, come spiegano in una nota, insieme ai suoi sodali, mentre imbraccia armi o mentre maneggia cospicue somme di denaro, di dubbia provenienza. Il tutto spesso accompagnato dalla dicitura 5200, codice postale di Arezzo, con il chiaro intento di sottolineare la territorialità della sua gang. Abbiamo argomento, in servizio i primi 4 nuovi bus extraurbani di Autolinee Toscane che collegheranno Firenze con Borgo San Lorenzo, Siena e Monte Esperto. Ce ne parla Rachele Campi. Questi 4 mezzi sono Mercedes, sono in turo, sono mezzi Euro 6 Step H, cioè la motorizzazione più moderna per quanto riguarda le motorizzazioni a gasolio. Entrano in servizio nell'area fiorentina 4 nuovi mezzi extraurbani di Autolinee Toscane che collegheranno Firenze con Borgo San Lorenzo, Siena e Monte Spertoli. Un modello per tutti i futuri mezzi e fanno parte degli oltre 200 nuovi bus che entreranno in servizio tra il 2022 e il 2023. Un passo ulteriore, ancora diciamo tra i primi passi, di passi che faremo nel corso di quest'anno per dare un concreto cambiamento, come abbiamo detto, all'intero sistema di viabilità. Stiamo andando avanti anche per quanto riguarda le bigliettazioni, ne abbiamo inaugurate diverse, continueremo questo processo di innovazione anche per quanto riguarda le bigliettazioni, sapendo che tuttavia noi puntiamo in gran parte alle nuove tecnologie anche per quanto riguarda gli abbonamenti, devo dire con un successo considerevole, perché come sapete ormai sono oltre 250.000 i cittadini toscani che usano abitualmente questo sistema e quindi fanno tutto attraverso l'online. Una novità invece per quanto riguarda il turismo, e non solo, perché da Firenze al Giglio si andrà con un solo biglietto. La novità partirà quest'estate. Sentiamo. Dalla prossima estate si potrà andare da Firenze ad Isola del Giglio con un solo biglietto. Come annunciato da Trenitalia, l'Isola del Giglio sarà una destinazione turistica estiva di eccellenza. La società che gestisce il trasporto sulla rete ferroviaria vuole in questo modo promuovere le destinazioni più gettonate della regione, dando ampio risalto anche sul suo sito istituzionale e sui monitor delle stazioni al biglietto che vede l'isola Maremmana come destinazione finale del viaggio che parte dal capoluogo toscano. L'iniziativa ci ha veramente soddisfatto. Siamo onorati di aver ricevuto questa considerazione come destinazione turistica d'eccellenza da un'importante società quale Trenitalia. Il biglietto prevederà la sosta alla stazione di Orbetello di Grosseto con bus fino al traghetto e poi saranno anche presi in considerazione dei servizi a terra di accoglienza turistica, degustazioni, pacchetti turistici che faranno di questo progetto un ottimo veicolo promozionale. Il biglietto potrà essere associato anche ad altre iniziative. Vi possono essere collegate a promozioni di escursioni sull'isola, ristoranti, alberghi, attività commerciali ed altro ancora. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito e alla prossima.